qua, di nuovo in diretta su Telenostra e Prima TV con il buongiorno show di Telenostra e Prima TV, chiacchiere e caffè, in diretta ovviamente dal Covino Caffè nel centro Orbita. Ci siamo signori perché questa mattina sarà davvero una spumeggiante trasmissione, una trasmissione con tanto di fuochi d'artificio. Abbiamo degli ospiti straordinari, io pian pianino ve li presento uno per uno. Intanto un ringraziamento particolare ai tre, no, anzi quattro compari, perché c'è un infiltrato che vediamo sulla destra ormai da mesi, compare ad onorem, il nostro Tonino. Come va Tonino? Tutto bene. Ah, con il tamburello sonante, via! E poi il nostro Aurelio. Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per la vostra ospitalità. Il percussionista più bacchettato del mondo, vedete quante bacchette che ha incorporato il nostro caro compare poeta, e poi Mr. Michel Bourbon. Voilà. E il suo movimento sexy, super sexy. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Bene. Oggi è lunedì. Lunedì è il cappello, è un po' così. Insomma, sì, è un po' così, un cappello di lunedì. Un cappello di lunedì, poi magari chiederemo lumi, spiegazioni sul cappello settimanale, come cambia da lunedì al martedì. E poi c'è il nostro saggio, il compare saggio, che deve sopportare questi monellacci che fanno sempre baldori alla mattina. Il cappello al Totò Lemocò. Ah, Totò Lemocò, il tuo invece già è più serio, con visiera sulla fronte, normale, tranquillo, insomma. Dai che iniziamo alla grande questa mattina, abbiamo detto tanti ospiti in diretta dal centro Orbita, via Nazionale Torrette. Ovviamente forza lupi signori, perché non deve mai mancare il supporto, l'incitamento per i lupi, per l'Avellino. E io ho il tifoso più biancoverde del mondo, il barbiere più biancoverde, più tifoso del mondo, che è il nostro Carmine Barbalupo. Eccolo qua. Buongiorno. Carmine, come stai? Tutto bene? Tutto ok, ci stiamo preparando per venerdì sera. Venerdì sera insomma sarà la madre di tutte le partite, no? Serve solo il risultato, la vittoria. Ma intanto ti vediamo ancora più biancoverde del solito, anche con un cappellino bianco ovviamente per coprirti dalla pioggia. Club Trash. Ah, il Trash, il Club Trash. Biancoverde fino ai calzini il nostro Barbalupo, che ci terrà compagnia questa mattina, così come tanti altri ospiti. Intanto vi presento, e qua voglio anche un sottofondo musicale, perché dal cast, dal set del Segno della Vittoria, film che sta avendo uno straordinario successo, abbiamo l'aiuto regista e attore Gennaro Saveriano. Vai! Olè. Buongiorno. Hai visto che è bellissima questa cosa. Io ti ringrazio. Grazie. No, veramente una cosa stupenda. Poi vedo che il barbiere avellinese insomma è in formissima, quindi è un sorriso strepitoso. Te l'aspettavi Barbalupo? No, io il barbiere più biancoverde del mondo. Mai visto Barbalupo. Barba non c'è però. No, tra pochissimo calcerai, tirerà fuori dallo zainetto anche gli strumenti del mestiere. È bellissima questa trasmissione, veramente Ottavio. Vabbè, veramente. Allora io posso salutare, no, grazie così, insomma, sarà... Ci siamo visti per la prima volta questa mattina, quindi molto spontaneo. Sì, comunque sì, grazie per la tua presenza. Folcloristico, sì, ma sì, è una cosa molto parleremo bella. Del film, abbiamo detto che sta avendo grande successo nel Segno della Vittoria. Tra l'altro ieri siete stati anche ospiti di un festival. Sì, siamo stati a Benevento, un festival, social film festival, Artelesia. È stato ospite l'altro ieri anche Giancarlo Giannini, perché lui lavora molto sul sociale, ed è stato poi uno dei protagonisti dei nostri film in passato. Sì, lo potevi portare qua Giancarlo Giannini. Sì, ma lui è sempre un po' chiuso in se stesso. Poi parleremo anche di Giancarlo Giannini, ma soprattutto dei nostri attori che sono protagonisti del film. Ovviamente non può mancare Pelé del Gaudio con le sue pillole sul calcio. Questa è la prima pagina intanto del Mattino di Avellino, ve la facciamo vedere subito. Playoff in alto, la City Gas stecca la prima, arbitraggio contestato, esplode la protesta, centropagina, nuova città, opere per 140 milioni, sulla prima pagina non ci sono titoli per quanto riguarda il calcio, però ecco, vediamo subito di pescare la notizia. Lupi per Terni, recupera Ngawa, i tifosi, siamo indispensabili, carovana da 1300, questa è la pagina sportiva del Mattino. Pure io ho fatto l'attore. Nel senso, sì? Che ha fatto Fuga per la Vittoria, lui che In fuga, invece il nostro Gennaro nel segno con Ardiles e Bobby Moore. Ah, sì, Pelé, infatti, quella Pelé, famosa Bobby Moore. Chi lo dimentica. Quindi la notizia del giorno è che per Terni l'Avellino recupera Ngawa. Ngawa. Sì, sì.
Vabbè, io il pronostico già l'ho fatto 3 settimane fa, nel senso che la Vigna si era salvato dopo la partita con è andato così. Siamo in Italia. Attenzione, perché hai Barbalupo che ti sta guardando fisso. Allora, lui mi fa emozionare, sai perché? Per 2 ragioni. Prima, perché c'è la maglia addosso di Mimì Colletto, il mio grande amico. E poi perché ci crede ancora. Crede ancora nel calcio. E poi lui è vero tifoso. È un tifoso sognatore. Io ho molte difficoltà a parlare di calcio oggi, perché tra Serie A e Serie B ci sono state 9 partite appezzottate, a partire da venerdì sera, e quindi faccio molta difficoltà. Vabbè. Però fortunatamente il calendario, per esempio dal Nice il Crotone, purtroppo, che va a Napoli domenica, già retrocesso purtroppo il Crotone, però favorisce naturalmente l'Avellino, che va a giocare a Atene con una squadra ormai già retrocessa. Quindi i giochi sono fatti. A proposito di calcio, i giochi sono fatti anche per quanto riguarda il campionato di Serie A. Questo il titolo in apertura sparatissimo della Gazzetta dello Sport, bellissimi, con i giocatori della Juventus che fanno la mucchiata e festeggiano con mister Allegri lo scudetto. A proposito del Crotone, Zenga tiene in pista l'Inter con la Lazio e spareggio. Questa la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con la vittoria della Juventus, il 7º scudetto consecutivo. Noi siamo al Comino Caffè in diretta al Centro Orbita. Una buona giornata a tutti voi, poi ci vediamo. Gabriella, ti raccomando, insomma, poi portaci un bel caffè profumato, come sapete fare voi. Io di solito faccio queste incursioni la mattina, rischiando anche il linciaggio. Oh, ma c'è un volto conosciuto, una persona molto amica, il direttore del Centro Orbita. E direttore ci deve onorare della sua presenza. Questo è il nostro esordio, il direttore Edoardo De Vito del Centro Orbita. Senti l'inno trionfale addirittura. Oppla! Ormai siamo diventati internazionali, direttore. Bene. Come va? Tutto bene? A posto, ringraziando Dio, nessun tipo di problema. Anzi, andiamo meglio. Andiamo verso l'estate, andiamo verso delle grosse novità per quanto riguarda il centro, l'insediamento di 2 grosse aziende che poi nei prossimi giorni cercherò di essere più chiaro, e forse vi svelerò il nome. Ovviamente noi spingiamo con la musica per far uscire anche il sole, perché questa mattina è un po' grigia. Speriamo la prossima volta che ci sia il sole ci mettiamo fuori. Benissimo, quindi all'esterno. Grazie direttore. A proposito direttore, lei tifa per qualche squadra in particolare? Forza Lupi sempre. Barbalupo, eccolo qua, vieni Barbalupo, vieni, no, e ti devo presentare, no, il direttore, lui moriva dalla voglia di conoscerti. Come si fa, Forza Lupi, proprio davvero lupo, come vai, quella è la telecamera. Forza Lupi, ale ale, Forza Lupi, ale ale, Forza Lupi, ale ale. Scusami, perché tra l'altro, visto che tu sei il tifoso più biancoverde, anzi il barbiere più biancoverde del mondo, non è che ti voglio spogliare, però meriti quantomeno, insomma, di essere illustrato per bene davanti alla telecamera, perché lui è tutto biancoverde, addirittura anche con una sorta di tunica biancoverde, doppia sciarpa, triplo cappellino e anche il crocifisso verde. Mi fermo qua. Sempre verde. Grazie Barbalupo. Tra l'altro, è sempre verde. Sì, lui è lo storico barbiere sempre di Monteforte Irpino. Come fa le barbe lui, non le fa nessuno, no? Speriamo. Ok, vai in panchina, Barbalupo, accomodati in panchina, perché adesso noi rallegriamo la giornata, la mattinata piuttosto grigia, dal Centro Orbita in diretta per Tenosse Prima TV, con chiacchiere e caffè, con una bella canzone, una canzone magari baldanzosa per tutti i nostri amici telespettatori. Abbiamo scelto questa mattina Piccolissima Serenata, così facciamo la serenata anche al tempo, può darsi che quando usciamo esce sole. Va bene, allora signori, vi dedichiamo Piccolissima Serenata, è per voi, da parte dei 3 compari, con dolcezza e simpatia, vai!
Piccolissima serenata per gli amici e le amiche del Covino Caffè, dove stiamo trasmettendo questa mattina in diretta dal centro Orbita, Chiacchiere e Caffè per Telenostra e Prima TV in direttissima. Arriva anche la nostra bellissima Gabriella. Grazie Gabriella, come va? Prego, tutto bene? Tutto bene. Vuoi fare un saluto in particolare ai nostri amici? Un saluto volante da parte di Gabriella e del Covino Caffè, lo staff del Covino Caffè. Io intanto... intanto faccio vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport, proprio come test del tifoso. Ecco, guardate la faccia del nostro Tonino, che è tifosissimo del Napoli. Ecco, lei che espressione fa rispetto a questa immagine? Avrei preferito l'azzurro stamattina. Il festeggiamento dei biancolini. Con l'azzurro. Mi è andata male. Sì, è andata male. Ovviamente se c'è qualche tifoso bianconero che vuole telefonare in diretta non ci sono assolutamente problemi. Anche il nostro caro compare poeta è tifoso del Napoli e questa immagine probabilmente lo turba un po'. E guarda pure, ti rifiuti di guardare. Questa è un'immagine che l'ha fatta la Gazzetta dello Sport. Sì, è la foto sulla Gazzetta dello Sport, ma riguarda la notizia. Ma noi siamo italiani. Ah, ecco. E quindi siamo azzurri. Ai ai ai. Michel Bourbon intanto inizia a raccogliere le prime telefonate in diretta. Lei di quale squadra è tifoso? Il Napoli Avellino. Napoli e Avellino. Vabbè, il nostro compare sono saggio. Solo sportivo. Va bene, è neutro, neutrale come il governo che voleva in qualche modo voleva organizzare il nostro presidente Mattarella. È inutile che ti faccio vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport perché tu vedi solo bianco-verde. Solo bianco-verde. Solo bianco-verde. Ma è vero che sei scoppiato in un pianto a dirotto quando Gigi Castaldo ha segnato il gol contro lo Spezia. Gli altri tifosi esultavano e io seduto ho pianto. Perché? Pianto per la gioia. Proprio per la gioia, no? È proprio per una liberazione. Un pianto liberatorio. Vedi, sentimentale. Ah, questi sono i veri tifosi. No, ma io ho visto, insomma, io mi sto divertendo. Sì. Essere tifosi è importantissimo, però vedere questo articolo, insomma, fa un po' male. Sei tifoso del Napoli, presumo. No, simpatizzavo per il Napoli, è chiaro, perché siamo un po' più vicini. Però lui diceva, no, mi hanno bruciato la sciarpa in passato. Ma lui ha raccontato questa storia. Ti hanno bruciato la sciarpa. E chi è stato questo Monet? Che ti ha bruciato? Nel 1978, il primo anno di Serie A. E chi ti ha bruciato? I tifosi stavamo sì. Miscati, noi stavamo come settori ospiti. Sì. E due scugnizzi napoletani presero una scialla. Preferivo più uno schiaffo che non mi appicciava. Aia, la sciarpa addirittura. Oh, aspetta, perché Gennaro... Non distinguevano i colori, scusami. Distinguevano troppo buono. Ah, allora, 1978, Gennaro non lo sa che tu conosci tutte le formazioni a memoria dell'Avellino. Sì, sì. Chi giocava nel 1978 in maglia biancoverde? Come? Piotti. Vai. Reali. Boscolo. Sì. Poi stava Montesi, Cattaneo, di sopra. No, lui è una bibbia bianco-verde. Io quello che ricordo è Lombardi. Adriano Lombardi, l'indimenticabile capitano. De Pondi, cioè Mario Biga, Ceccarelli, De Pondi, Lombardi, Tosetto. La standing ovation da parte della curva per il nostro Barbalupo. Allora, dobbiamo parlare anche... Deve lavorare con l'album della Panini. Con la Panini sì, perché sì, lui è un collaboratore esterno della Panini. Intanto, Gennaro, il film, abbiamo detto, nel segno della vittoria. Sei scomodo. Se ti alzi, okay, magari è meglio. Sì. Scusami, ecco, Barbalupo. No, poi torni accanto a lui. Allora, okay. Il segno della vittoria, abbiamo detto, questo film è davvero speciale perché ci sono i ragazzi con diverse abilità protagonisti. Diversamente abili, del sì. Insomma, questo confine che c'è tra di noi, tra noi che siamo i normodotati e ragazzi che sono i diversamente abili, che non sono soltanto ragazzi, sono persone adulte, anche bambini. Ieri siamo stati, come dicevamo, ospiti al Social Film Festival Artelesia, bellissimo, c'erano ragazzi che ballavano, cantavano, è stata una cosa bellissima. E Modestino Di Nenna, che è il regista del film, salutiamo perché era impegnato, è dovuto rimanere lì per parlare mattina, per progetti futuri, quindi io sono l'aiuto regia attore e quindi oggi sostituisco Modestino Di Nenna, un progetto che nasce comunque dall'associazione Noi con Loro, conosciutissima qui, di Anna Maria De Mita. La storia del Sotto il segno della vittoria nasce da questa idea di Modestino e parla di questo ragazzo diversamente abile che parteciperà alle Olimpiadi.
È una cosa bellissima, è interpretato da Remo, Remo Acernese, il fratello, cioè, il fratello di Remo, da quello che ho capito. No, perché guarda, è sempre un casino. Io lo so che stare a fianco di Barbarossa no, è emozionante. No, è, la mattina... il fratello di Remo Acernese, da no, perché comunque Romolo Abis, interpretato da un ragazzo che lavora, che sta sempre lì al centro noi con loro. Ci sono tantissimi ragazzi che comunque si imbattono in questo sogno, il sogno di realizzare, di vedersi come le persone normali, queste persone normali che in effetti non ci sono. Essere normali è una follia. La storia, quest'anno abbiamo avuto attori famosissimi, tra cui John Savage, non so se lo conoscete, attore americano, hollywoodiano, interpreta la parte di un nonno, racconta una storia bellissima a questo suo nipote, parla di un atleta. È bellissimo perché si parte da questa storia, questa favola moderna, che Modestino dice sempre questa favola moderna, racconta di questo ragazzo che non va soltanto alle Olimpiadi, quindi alle Paralimpiadi, ma alle Olimpiadi vere e proprie, quindi farà bello, un record però, bellissimo. Sì, una cosa bellissima, una favola moderna, ci fa moderna. Piacere averti questa mattina con noi. Ci tra sono altro, tantissimi tra ragazzi. Volevo salutare anche tuo fratello Joey, che Giuseppe Joey Savariano, un grande fratello, attore. È una forza, Giuseppe è una forza delle Ce Alpina. Lo saluti, sì. Ciao, bravo Giuseppe, come te. Bravo come me, io ci provo nel senso. Lui è il protagonista, è un allenatore che scopre questo ragazzo per strada, per un evento straordinario, perché invito tutte le persone a vederlo, quindi non posso raccontare la storia. Siamo stati al cinema a Roma, c'era Pippo Baudo, la Buonaccorti, siamo stati al cinematografo di Marzullo, Marzullo ci ha intervistato e siamo stati a Uno Mattina, poi saluto anche gli altri ragazzi, Antonio Evangelista, un altro ragazzo che fa parte del centro Noi con loro, Leonardo Piscitelli, tutti i collaboratori sono tantissimi. Ce l'abbraccio uno per uno, in molti uno per uno, in li conosciamo. Elvira Taccone, non so, sì, conosciutissima. Sì, Elvira, ce li abbracci. Angela Cernese è il protagonista, Romolo Abis. Ce li abbracci uno per uno, ovviamente i ragazzi, è una bella idea questa, i diversamente abili protagonisti. Gennaro è stato dappertutto. Gennaro, anche a te nostro. Vabbè, insomma, dulcis in fundo, giusto una pillola sul calcio con il nostro Pelé del Gaudio, insomma, sì, è vero che recupera Angawa, ma è fatta, tu da tre settimane dici che ormai è andata, nel senso, insomma, Avellino salvo, Barbalupo può stare tranquillo, siccome può stare tranquillo, noi 3 settimane fa già abbiamo fatto il pronostico e quindi è stato rispettato perché siamo in Italia, non siamo in Inghilterra. Sì. In Inghilterra le partite si giocano fino alla fine, in Italia no, a 2-3 giornate dalla fine, comunque ci sono questi taciti accordi tra giocatori perché non si possono comprare più le partite, in quanto il denaro purtroppo in Italia non c'è più. Io credo che anche con la Ternana sicuramente ci sarà un tacito patteggiamento tra i giocatori. Quello che mi è rimasto, da cui sono rimasto negativamente impressionato, è che Brescia-Empoli si è giocata ieri. Cioè, stranamente Brescia-Empoli si è giocata, infatti l'Empoli ha vinto a Brescia e ha messo Brescia nei guai perché domenica va ad Ascoli ed è stata l'unica partita che si è giocata stranamente, e di tutte le partite di Serie A e Serie B, perché poi la Fiorentina ha perso in casa col Cagliari, il Bologna ha perso in casa col Chievo, insomma tante di quelle cose. C'è stata una girandola di risultati. Barbalupo ha menzionato i giocatori degli anni quando 78. In Serie B. Allora il vero miracolo dell'Avellino è proprio quello là che è stato menzionato a Barbalupo, 77-78, quando l'Avellino con degli illustri sconosciuti e con Gattani e Di Summa là dietro, Piotr era il terzo portiere, mio padre faceva il secondo a Carosi, mi ricordo quell'anno, veramente è stato veramente il miracolo del calcio italiano, con investimento zero siamo andati. Miracolo irripetibile, una favola, giusto per dirla alla Modestino di Nenne alla Gennaro dalle mie fonti, De Vito, ce la faremo con i sacrifici, ma ce la faremo no, ce la faremo De Vito.
Ce la faremo, ma ci siamo. Non fatemi ammalare il nostro barbalupo. Temperatura tranquilla, tutto a posto. Ci siamo, ragazzi. Diglielo a Gigi Castaldo, faccio un altro gol. Gigi, l'ultimo sforzo. Venerdì sera. Un attaccante mi ha spiazzato. Fatto un dribbling, una serpentina. Allora, signori, come va da questa parte? Sì. Va bene tutto, anzi, Avellino è provincia, abbiamo molti talenti, come l'attore, come Gennaro, come Modestino. Sì. Anzi, diciamo che come i tre compari, se fanno al prossimo un film finiscono anche noi a tre compari. Va bene. Abbiamo parlato di ragazze, dedichiamo una canzone, Il ragazzo della via Clipa. Il ragazzo della... Ah, no, mi mancava la seconda parte. Il ragazzo della via Gluck. Il ragazzo della via Gluck, va bene, dedichiamo questa canzone a tutti gli amici che sono in sintonia con Tele Nostre Prima TV in diretta. Questa, signori, è Chiacchiere e Caffè in diretta dal Centro Orbita con Covino Caffè. Spolverato anche il grande Celentano con questa canzone, ovviamente Evergreen, indimenticabile. A proposito di Evergreen, sempre verde, il nostro barbalupo sta attirando fuori dallo zainetto dei miracoli altri strumenti, altri cimeli. Questa è la tua passione. La mia passione. Dentro cos'hai? Perché Gennaro è passione. Sembra la mia passione per fare le barbe. È la tua passione. Sì, intanto è caduto il copricapo. No, quello porta fortuna. Sì, ecco qua. Ecco, Gennaro, sì, dammi una mano. Qua, così, perfetto. Grazie, Gennaro. Ecco, Gennaro si chiedeva che mestiere fa il nostro barbalupo, insomma. Infatti io non sapevo. Ecco qua. No, lui è barbiere d'occhio, è barbiere storico. Va bene. Non lo sapevo, ma questa è quella che taglia bene. Bisogna stare attenti. Ah, pure la testa. Attenzione, no, perché la tua bella barba... Ce la perdiamo spesso e volentieri. Quindi se... è pericoloso. Certo. Che barba ha il nostro Gennaro? È difficile da... No, è facilissimo. Da limare. Sì. È facilissimo. Lo vuoi mettere alla prova? Dico... Farmi la barba la mattina. No, perché tra poco lui scende in campo, il barbalupo va a... su commissione, insomma, a fare... Ma lui dai anche l'erbetta al campo? Sì, lui tosa. Io dove vedo verde.
taglio tutto. Tutto. Il nostro caro Barbalupo, il tifoso più bianco-verde del mondo, il barbiere più lupo che c'è. È uscito il sole. È uscito il sole. Ecco, Strillone, ci puoi annunciare che è uscito il sole? Con è uscito il sole. Peccato che non c'era per il Giro d'Italia questo sole. Sì, edizione straordinaria, è uscito il sole ad Avellino. Non so se il nostro Luciano può inquadrare l'esterno, e quindi Torrette di Mercogliano, dove ci troviamo sempre in diretta al Covino Caffè del centro Orbita. Non abbiamo il nostro Meteo Pep che era impegnato questa mattina, e noi cerchiamo così in qualche modo di colmare questo incredibile vuoto. Abbiamo fatto vedere l'esterno, è uscito un po' di sole, speriamo bene anche per la giornata. Si mette bene la giornata con tanti sorrisi, considerando gli ospiti che ci sono questa mattina a Chiacchiere e Caffè. Vedo che Prede Gaudio ha sosteggiato il buon caffè del Covino Caffè. No, la signora mi ha ricordato che ho allenato il figlio. Com'è? Ho allenato il figlio della signora. Un attimo solo che andiamo a conoscere la signora, sì, facciamo il blitz, chiedo scusa per l'incursione. Signora, suo figlio è stato allenato da Pelé sì, del Gaudio? Sì, nel 98-99. Come si chiama? Mio figlio Raffaele. Raffaele? Sì. Ma ha continuato questa passione? Ha continuato quasi in agonistica fino a 17 anni, poi un incidente gli ha impedito di andare avanti. Adesso fa tutt'altro. Cosa diceva Raffaele di Mister Del Gaudio? Ah, era innamoratissimo di Mister Del Gaudio. Ah, ma quindi è vero che è un ottimo allenatore? Io non sapevo. No, no, è innamoratissimo di Mister Del Gaudio. Tanto complimenti per il caffè. Grazie. Signora, davvero speciale. Grazie. Grazie per l'accoglienza straordinaria, non grazie. Avevamo dubbi. Grazie. Voi state aperti sempre? Noi siamo aperti sempre al centro Orbita dalle 6:30 di mattina alle 8:30 di sera, in orario continuato. Bene, quindi vi raccomando, fermatevi al centro Orbita anche per gustare il buon caffè di Covino Caffè. Intanto Michel Bourbon lo vediamo in azione, scatenato al telefono, stanno fioccando le richieste di canzoni in redazione e noi non possiamo accontentare tutti, ovviamente. Non so se Gennaro riesce, visto che lui è uno showman, anche a imbastire al volo a braccio una canzone. Possiamo improvvisare qualcosa, ma con i tre Gennaro, io dire, la tua presenza mi stimola. Che ti stimola? Sì, anche perché i tuoi compari hanno chiesto ufficialmente se possono fare anche loro una parte di... Ma io volentieri... Non dico di protagonisti, lo devo dire a Modestino, però, sì, nel senso, io posso soltanto fare un po' l'aiuto, però comparsa, loro sono dei protagonisti, penso, sono, sì. Potrebbero interpretare qualche ruolo proprio dei tre compari in un film, in una storia, in cui pensaci. Magari questi ragazzi sono in giro per il mondo, una tournée musicale, incontrano questi tre compari e faranno comunque spettacolo in giro per la crociera in giro nel mi mondo. Mi sembra un'ottima idea, pure con Barbalupo. Vabbè, Barbalupo... Però, non mi trascurare. Farà, no, no, scusa Barbalupo, lui farà comunque le barbe a tutti quanti, le taglierà con orgoglio e felicità. Allora Gennaro, cosa possiamo improvvisare? Giusto, so, così, prima... anche perché gli amici ci perdonano tutto, perché noi siamo genuini, quindi no, prima andiamo al volo a braccio. Un Adriano Celentano, io sono un patito di Massimo Troisi, io lo imitavo pure, quindi... Prego. Cioè, perché Massimo Troisi è una cosa troppo bella, no? A me piace fare... Ho fatto la musica, no? Quando fanno un film, tu ti metti là e ti metti a scrivere, no? Io parlavo pure con Pino Danile, penso che qua Pino Danile è conosciuto, no? Ci sembra Pino Danile, guarda, tu scrivi la canzone, no? Fa la canzone, è in 30 secondi, poi ha finito, un dramma, tutta la cosa. Cioè, invece ha aggiustato un mese là, ci penso, il dramma, la comicità, la cosa. Cioè, essere più fortunati, invece ci sfortunati, perché... No, niente, la musica è una cosa troppo bella, però il cinema pure è bello, l'arte è una cosa proprio che ci riempie il cuore. Io ti ringrazio, Tavio, che mi fai fare qua pure Massimo Troisi, perché... grazie per aver ricordato un grande, per aver ricordato Massimo Troisi. Bene, adesso però proponiamo noi una canzone. Gennaro prima ha accettato la scommessa, si è esibito alla grande, ricordando Massimo Troisi, e adesso tocca a noi, Allora, siccome hanno già fatto una richiesta nel mentre la performance del di Gennaro, grande attore Gennaro, è sempre sta Trapanarella, non lo so per... Trapanarella, Pelé, insomma, dobbiamo fare? No, ritornando al discorso del grande attore qui presente, veramente mi ha creato una grande emozione, perché sì, la Juventus ha vinto lo scudetto, ma noi abbiamo avuto i più grandi artisti di strada dell'universo, Massimo Troisi, Pino Danile, Totò,
Cioè, Edoardo De Filippo, insomma, la Juventus può vincere pure 30.000 scudetti, ma noi abbiamo vinto lo scudetto della vita. Insomma, tifosi bianconeri, se ci siete battete un colpo, potete tranquillamente replicare in diretta. Allora, Trapanarella, Trapanarella, va bene? Trapanarella, sempre Gigione, Trapanarella per Gigione. Grande Barbalupo in versione Gigione biancoverde con Trapanarella, complimenti per il passo del lupo, speriamo ben augurante per venerdì, l'ultimo sforzo gli dio e basta, poi ci vediamo ad agosto e poi festeggeremo alla grande ovviamente la salvezza dell'Avellino, che per lei del Gaudio è già stata ben confezionata almeno da 3 settimane a questa parte. Attenzione perché c'è una telefonata in diretta che sta incassando il nostro caro compare poeta, il nostro caro Aurelio. Non so se è possibile, posso intromettermi oppure una telefonata privata. Questa. Ti regalo finché la barca va. Uno Juventino, allora, probabilmente uno Juventino. Sì, un attimo solo. Mettiamo a viva voce, sì, perché probabilmente è una telefonata di un tifoso della Juventus. Pronto? Pronto. Oh, ciao. Buongiorno a tutti. Sono Juventino. Oh, guarda un po', ragazzi, facciamo un applauso se ve la sentite pure a Carmine, che ti voglio della Juventus. Forza Lupi. Ah, beh, hai visto Barbalupo prima, Ti ho fatto trovare il tifoso Doc G di Avellino. Senti, Carmine, allora hai festeggiato, no? Hai festeggiato lo scudetto, insomma, il settimo consecutivo. Ah, quindi non hai sentito prima lo sfogo, no. Dei tifosi del Napoli? Guarda, dopo va in replica la trasmissione, se ti puoi seguire con attenzione l'inizio del programma, è tutto dedicato ai tifosi della Juventus. Tutti a Terni, non ci siamo salvati ancora. Sì, tutti a Terni, lo dice anche Barbalupo. Carmine, come hai festeggiato lo scudetto della Juventus? Ma niente di chi, sono stato in un ristorante con una pizza e basta. Vabbè, non siete abituati voi, Vuoi sentire qualcosa in particolare, Carmine? Niente, mi ha detto Aurelio che finché la barca va, ok, ciao Carmine. Buongiorno a tutti. Ciao, un attimo solo perché c'è Barbalupo che ti manda un messaggio d'amore. Ciao. I tifosi della Juve sono abituati alle pizze. Ciao Carmine, ciao, meno male che aveva già chiuso la telefonata, la comunicazione. Allora un accenno di finché la barca va per poi chiudere alla grande con il compagno. Yeah.
Noi siamo alla sprint finale della nostra trasmissione. Ringrazio velocemente Gennaro per la sua partecipazione. La partecipazione straordinaria di Barbalupo. I nostri tre compari, chiudiamo un po' prima questa mattina proprio per rispettare il palinsesto, e il grande Tonino Barone Rosso e poi il nostro Pelé. Salute. Al volo il buongiorno del nostro compare poeta. Il buongiorno è un bisogno. Il buongiorno è un bisogno. Se ci metti il cuore, sarà un giorno migliore. Rimboccati le maniche, vivi di speranza e amore. Spesso il vincitore non è il migliore, ma colui che non si arrende mai. Per affrontare al meglio la giornata, non occorre svegliarsi presto, ma svegliarsi bene. Un caffè, un cornetto e il giorno è perfetto. Un caffè con tanto amore e un buongiorno che nasce dal cuore, ve lo offrono i tre compari e le emittenti locali, Prima TV e Telenastra. Grazie. Bene, una buona giornata a tutti, al prossimo appuntamento con le chiacchiere e caffè. Vai Barbalupo, la Monte Maranese, tutti quanti insieme.